Benvenuti a un nuovo video di Sistemista Italiano. Buongiorno a tutti quanti, 31 dicembre, buon anno a tutti. Per i preparativi del Capodanno, tutti si stanno preparando per il Capodanno, la gente impazzisce. Va bene, oggi andiamo a rispondere a una domanda che mi ha fatto Carlo. Oggi andiamo a rispondere a una domanda che mi ha fatto Carlo via mail, che mi ha chiesto programmare un video che parli di remote app server. Va bene. Che cos'è remote app server? Su Windows esiste la possibilità di installare il servizio desktop remoto, che non solo, diciamo, da non confondere col desktop remoto normale, ma consente di utilizzare Windows per due scopi principali. Un server Windows può essere utilizzato come gateway di desktop remoto e come host per fornire agli utenti delle macchine virtuali, quindi VDI, quindi si può fare effettivamente si può implementare una tecnologia di VDI, cosa che per esempio si già si fa con Xen Desktop, con Citrix, anche con Horizon di VMware. Quindi praticamente che cosa sono le VDI? Sono le Virtual Desktop Environment, Virtual Desktop sono delle macchine virtuali alle quali l'utente si può collegare e sarebbe in pratica la sua macchina virtuale di utilizzo quotidiano. Ovviamente per collegarsi alla macchina deve avere comunque una macchina fisica lui, però ci sono i thin client adesso che esistono, sono delle macchine, dei piccoli computer che non hanno pochissime risorse, ma che hanno appunto già installati i client per poi potersi collegare ai desktop virtuali forniti da un server. Oltre a questa funzionalità, Remote App è un'altra funzionalità disponibile su Windows già dalla 2008 in poi, che è la possibilità di pubblicare delle applicazioni, anche dei semplici programmi, che sono installati sul server, ma che vogliamo fornire all'utente come fossero applicazioni installate sul proprio PC. Faccio un esempio: Office, piuttosto che Firefox, FileZilla, una serie, qualsiasi programma che è installabile su Windows può essere poi fornito all'utente tramite una pagina web, che anche questa è servita da IIS installato sempre sul server che fornisce i servizi remoti. L'utente non fa altro che cliccare sull'applicazione e l'applicazione gli si apre come se fosse installata sul proprio PC. Questo è utile perché fa risparmiare un sacco di tempo a amministratori e diciamo anche soldi, perché è possibile magari avere una licenza, anche se in realtà poi bisognerà vedere se le licenze lo consentono, però generalmente se la licenza è per utente, allora si può installare una sola licenza e quindi poi gli utenti a turno possono utilizzare quell'applicazione. Per esempio, faccio un esempio: Photoshop, che magari è un po' costoso, se c'è una licenza per utente, uno la installa sul server e poi tramite Remote App la rende disponibile agli utenti, magari uno alla volta. Questa è una buona funzionalità perché fa risparmiare anche tempo e soldi alle aziende. Comunque, andiamo al problema. Eccoci qua, il problema è semplice: come rendere possibile agli utenti di un dominio Active Directory di poter accedere a delle applicazioni fornite da un server di servizi di desktop remoto, che oltre ad essere un server VDI può essere anche configurato solo come server Remote App. Quindi dare la possibilità di distribuire applicazioni. A differenza di come abbiamo visto nell'altro video, che vi invito ad andare a vedere, che è quello che in pratica fornisce l'installazione MSI di un'applicazione, l'utente quando accede al proprio PC gli viene installato il software sul proprio PC. In questo caso il software è installato sul server e l'utente ci accede tramite una pagina web cliccandoci sopra sull'icona come se ce l'avesse sul proprio desktop. Quindi andiamo a vedere come si implementa questa infrastruttura e andiamo alla soluzione. Eccoci, siamo su una Windows Server 2016, già controlli di dominio, perché un prerequisito
No, in realtà il perseguito non è controllo di dominio, è perseguito che sia membro di dominio, ma siccome io ho solo questa macchina, l'ho resa controller di dominio e ho tirato su un dominio, sistemistaitaliano.priv, who am I? Sistemista Italy è il nome NetBIOS, ma il dominio intero è sistemistaitaliano.priv e il nome della macchina per facilità poi nell'accesso alle applicazioni remote l'ho chiamato Remote App Server. Ok, la prima cosa da fare è andare a installare, come ho detto già, vabbè, il ruolo di dominio oppure comunque deve essere un membro di dominio. A questo punto andiamo su Aggiungi ruoli e funzionalità da server manager. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo ancora avanti dopo aver scelto il server e andiamo a mettere la spunta su servizi desktop remoto. Andiamo avanti, qui possiamo andare avanti, andiamo avanti. Come ruolo, noi dobbiamo mettere Remote Desktop Service Host, quindi host di sessione. No, scusatemi. Host sessione desktop remoto, esatto. E le altre poi le potremo installare più avanti. Quindi intanto dobbiamo installare solo l'host di sessione desktop remoto. Andiamo avanti e clicchiamo su installa. Dobbiamo attendere la fine dell'installazione di questo ruolo. L'installazione è terminata, c'è un riavvio in sospeso, quindi clicchiamo su Chiudi e andiamo a riavviare il nostro server. Attendiamo che il server si riavvia, adesso io lo sto monitorando dalla macchina virtuale, dall'hypervisor, diciamo. Ovviamente, per accedere poi alle applicazioni remote sarà necessario accedere da una macchina. Allora, si può fare in due modi: o si accede da una macchina che già è membro di dominio, quindi un client qualsiasi, noi useremo Windows 10, ma in realtà si può accedere da qualsiasi macchina connessa alla rete, tanto bisogna comunque autenticarsi sul portale con un'utenza di dominio, però quella macchina deve poter risolvere il nome del server dove sono installate le app, perché poi verrà creata una sessione desktop remoto che tenta di collegarsi al server con il nome e non con l'IP. Allora, se la macchina client è un membro di dominio, allora automaticamente risolverà il nome perché spunterà il DNS del dominio. Se invece è una macchina fuori dal dominio, a meno che non abbia anch'essa il DNS che punta al server DNS di dominio, bisognerà dargli mettere il record nel suo file host. Allora, il server si è avviato. Ora vi faccio vedere cosa, ve lo faccio vedere proprio in pratica quello che ho detto a voce, così è più facile da capire. Ok, una volta installato questo ruolo, possiamo andare avanti con gli step. E dovrebbe essere comparso adesso cliccando su di nuovo aggiungi ruoli e funzionalità. Dovrebbe essere comparsa una nuova voce che è installazione di servizi desktop remoto. Quindi andiamo avanti. Tipo di distribuzione, lasciamo distribuzione standard. Si può fare anche l'avvio rapido, che è una distribuzione molto più rapida. Diciamo, fa tutto molto più rapidamente, però io preferisco fare quella standard per vedere tutti i passaggi. Dopodiché sceglieremo, in questo caso bisogna decidere cosa fare. Se vogliamo fare un'infrastruttura VDI, quindi basate su macchine virtuali, in pratica forniremo a dating client sulla nostra rete la possibilità di aprirsi una propria macchina virtuale e lavorare su quella. Il vantaggio, come ovviamente, è quello di avere le macchine virtuali che girano sul server, quindi tutti i client non devono per forza essere potenti per gestire le applicazioni, ma ci deve essere comunque un server potente con molto spazio.
cosa che comunque noi non possiamo fare perché il nostro Windows Server 2016 gira già su una macchina virtuale, quindi per poter virtualizzare a sua volta e quindi installare Hyper-V, perché questa funzionalità richiede Hyper-V, è necessaria la NEST di virtualization che io non ho abilitato sul mio VMware. Quindi io consiglio di fare questo tipo di installazioni VDI solo su server 2016 fisici e non su server virtuali. Oggi noi faremo distribuzioni di testo basati su sessioni, quindi andiamo avanti. Lasciamo queste. Qua c'è un riepilogo di quello che verrà installato, andiamo ancora avanti. Aggiungiamo il server come nel pool di server per quanto riguarda gestore connessioni di desktop remoto. Anche come server di accesso web desktop remoto aggiungiamo questo. A questo punto lui dovrà installare ovviamente il ruolo IIS e chiaramente l'application pool e i virtual host necessari per poi accedere all'applicazione via web, perché come vi ripeto tutte le applicazioni saranno fornite tramite un portale web. Aggiungiamo anche l'host di sessione desktop remoto, andiamo avanti e clicchiamo su riavvia automaticamente il server di destinazione se necessario. Clicchiamo su distribuisci e attendiamo la fine della distribuzione. Ok, le distribuzioni sono tutte e tre riuscite, quindi clicchiamo su chiudi. A questo punto, se noi andiamo su servizi desktop remoto, sempre dal server manager, dobbiamo aggiungere un gateway desktop remoto e un servizio licenza desktop remoto. Quindi clicchiamo su gateway, aggiungiamo e clicchiamo su avanti. Dobbiamo dare un nome al certificato, lo chiamiamo sistemista italiano.priv. Ovviamente questo è un certificato self-signed, quindi non sarà al sicuro, avremo l'alert sul browser. Per installare un certificato self-signed dovremo avere un dominio pubblico e avere un certificato firmato pubblicamente. L'alternativa usando un dominio privato con un certificato self-sign sarebbe quella di installare il certificato in tutti i client e per farlo si può fare tramite GPO. Ok, al termine dell'installazione, per i servizi di ruolo seguente, se sarà un certificato configurato, configura certificato, vabbè, noi possiamo anche evitare di configurarlo, poi facciamo servizi licenze, andiamo a cliccare sul più di servizi licenze. E aggiungiamo anche qua lo stesso server. Andiamo avanti. Clicchiamo su aggiungi. E attendiamo anche qua la fine dell'installazione del servizio licenze. Ovviamente per gestire poi tutta l'infrastruttura si ha a disposizione 120 giorni di licenze desktop remoto, ma è chiaro che poi bisognerà comprarle perché vi ricordo che Microsoft richiede anche le licenze TS-CAL, Terminal Server CAL, perché qualsiasi macchina che accede a un server ha bisogno della CAL, ma si accede anche tramite Remote App o VDI o comunque desktop remoto, ci vuole anche la Terminal Server CAL, che anche quella ha un costo piuttosto elevato. Però diciamo vi potete risparmiare anche un sacco di soldi di licenze da comprare per i vari computer perché le applicazioni a questo punto sono pubblicate sul server e quindi l'utente, diciamo, l'azienda non deve spendere soldi per le licenze singole, ma basterà forse una licenza. Ovviamente deve essere utilizzata a turno, oppure se ci sono licenze di applicazioni che utilizzabile tramite desktop remoto, ci sarà un costo anche in quel caso, ma sicuramente più basso rispetto a che comprare tutte le licenze singole dei vari computer. Al termine dell'installazione è possibile cliccare su chiudi. A questo punto noi dovremmo avere nei servizi desktop remoto sempre di server manager, andando su server. Abbiamo una panoramica sulla panoramica, scusate, sul server abbiamo lo stato del server e poi su insiemi dobbiamo aggiungere un insieme di applicazioni. Andando sulle attività in alto a destra, crea insieme di sessioni, clicchiamo su avanti, diamo un nome, lo chiamiamo applicazioni, per esempio. Andiamo ancora avanti. Aggiungiamo il server che deve fornire le applicazioni, che sarà sempre lo stesso perché abbiamo solo questo. Andiamo avanti. Gli utenti che
ai quali, diciamo, distribuire le applicazioni, cioè quali utenti dovranno poter vedere le applicazioni che stiamo pubblicando. Mettiamo domain users, andiamo ancora avanti. Questo è interessante perché stiamo mettendo la cartella dove verranno salvati i profili. Questo è utile perché poi ogni utente, quando accederà all'applicazione, avrà il suo profilo. Se per esempio ha cambiato delle impostazioni per quell'applicazione, quando accederà di nuovo a quell'applicazione si troverà le impostazioni salvate. Quindi io metto C:// profile per creare una cartella su C. Vado su avanti e poi clicco su crea. Al termine della creazione clicchiamo su chiudi, adesso ci è comparso a sinistra anche il nostro pool di applicazioni che abbiamo appena creato, clicchiamo su quello, in alto a destra su connessioni, scusate, qua c'è aggiorna, programmi remote app, eccolo qui, il rettangolo al centro, clicchiamo su attività, pubblica programmi remote app. Adesso lui sta recuperando tutti i programmi installati sul server che possono essere disponibili per la pubblicazione. Noi proveremo dei programmi a caso, tipo calcolatrice, e proviamo magari Notepad++. Possiamo provare anche Chrome se vogliamo. Quindi selezioniamo i programmi che vogliamo rendere disponibili. Se non sono qui nell'elenco, possono essere aggiunti col tasto Aggiungi. Clicchiamo su Avanti e clicchiamo su Pubblica. I programmi sono stati pubblicati. A questo punto noi possiamo aprire il desktop remoto su un client. Abbiamo per esempio Windows 10, entrando ovviamente con un'utenza di Active Directory che è configurata nel nostro domain controller. Quindi se noi apriamo la console utente computer di Active Directory, andiamo a vedere che esiste un'utenza che è mrossi, m.rossi con la password 0 maiuscola. Siamo entrati. Ora dovremmo poter aprire il browser, ma sicuramente diciamo, può succedere che avremo un errore 500 che dopo vi faccio vedere come risolvere. Allora, la prima cosa da fare, vedere se questa macchina risolve il nome del domain controller. Remote app srv. Ok, lo risolviamo. A questo punto, se noi digitiamo su un browser remote app srv.sistemistaitaliano.priv, magari mettiamo HTTP. Ecco, abbiamo un errore 500 che però se apriamo con Chrome dovrebbe darci anche un errore più parlante. Lo installiamo. Autenticazione da amministratore per installare l'applicazione. Ok, se proviamo a digitare lo stesso URL su Chrome. Ok, errore 500. Mi sembrava ci fosse l'errore più parlante, forse con Internet Explorer. Era solo per farvi vedere meglio l'errore, diciamo. Vediamo se lo trovo di qua. Esatto, 500.19. Questo errore qui, 0x800, 7000D. Vabbè, io ho visto, ci sono vari forum dove dicono come risolverlo. Però dipende dai casi. Allora, nel caso, che cosa vuol dire questo errore nello specifico? Vuol dire che il file di configurazione, quindi editor di configurazione del sito default web site, se voi lo aprite vi dà un errore. Il file di configurazione è salvato in C, in etpub www root. Se voi lo aprite web.config vedrete che c'è effettivamente configurato un redirect, l'URL redirect da HTTP a HTTPS.
In teoria non dovrebbe capitare questo errore, però siccome questa macchina l'ho installata e disinstallata più volte tornando indietro con gli snapshot, può darsi che si sia, diciamo, danneggiato un modulo e la soluzione che ho trovato io per il mio caso è quello di disinstallare e reinstallare il modulo URL Rewrite. In altri casi è sufficiente riregistrarlo oppure abilitare, per esempio, il framework 4.0. Casomai vi metto il link in descrizione di come si risolve. Però nel 99% dei casi questo problema non lo dovreste incontrare se la macchina è pulita. Quindi andiamo su IIS, clicchiamo sul server, clicchiamo a destra su Ottieni nuovi componenti della piattaforma web. Andiamo innanzitutto a verificare che sia installato il modulo URL Redirect, che è la prima verifica da fare. Se non è installato, basterà installarlo. In questo caso è già installato, quindi lo andremo a rimuovere. Eccolo qua, URL Rewrite Module 2, disinstalla. Poi riapriamo la finestra di installazione guidata piattaforma web 5.0 e andiamo a reinstallare il modulo. Lo cerchiamo, dopo ecco URL Rewrite 2.0, facciamo aggiungi, installa, accetto. Probabilmente avendo tolto e rimesso IIS più volte su questa macchina è sufficiente reinstallare il modulo per riregistrarlo. Quindi in teoria adesso se noi clicchiamo su Default Website e su Editor di configurazione non dovremo più avere errori. Infatti vedete che l'errore è sparito. Se andiamo ad aggiornare sul client la pagina, dovremmo ottenere la pagina, la home di IIS. In HTTPS c'è un alert di certificato perché come vi dicevo il certificato non è sicuro. Se aggiungiamo alla fine dell'URL slash rd web, dobbiamo autenticarci sistemista Italy mettendo il nome del dominio netbios, però quindi senza italiano.priv per capirci, m.rossi nella password dell'utente. Cliccando su accedi dovremmo avere, eccoli qua, le applicazioni che abbiamo pubblicato sul nostro remote access server, e queste sono le remote app. Come vi dicevo, il server è la macchina da cui vi collegate e deve poter risolvere questo nome perché adesso che proveremo ad aprirne una di queste vedrete che lui fa un ponte con desktop remoto. Quindi apriamo per esempio Notepad++. Come vedete lui scarica un file RDP, quindi è un file di desktop remoto vero e proprio. CP web, CP hub Notepad applicazioni command rdsh.rdp. Aprendo questo file parte una connessione desktop remoto che però, come vedete, punta al nome e non all'IP, per cui la macchina deve poter risolvere questo nome. Cliccando su connetti, in realtà lui non fa altro che chiederci l'autenticazione. Possiamo memorizzare le credenziali. Poi appare per un attimo il desktop remoto e sparisce e si apre l'applicazione che invece abbiamo scelto. Cliccando su Notepad++ ecco qua, si è aperta l'applicazione remota, quindi noi praticamente stiamo usando il Notepad++ però direttamente sul server. In pratica in questa macchina non è necessario che sia installato, ora magari qua è installato, però no, vedete qua non è installato, quindi su questa macchina non è installato, per cui io sto usando effettivamente l'applicazione remota. Proviamone un'altra. Proviamo ad esempio Chrome, apriamo l'RDP, clicchiamo su Connetti e ci apre effettivamente il Chrome, però ci sta aprendo il Chrome sulla macchina remota, quindi non quello diciamo sulla macchina locale. Infatti se io adesso chiudo questo Chrome e vado a vedere tra gestione attività, come vedete io non ho il processo Chrome attivo perché effettivamente il processo Chrome è attivo sul server. Se andiamo ad aprire infatti il server 2016, andiamo in gestione attività,
vedremo che sicuramente qui abbiamo un processo Chrome attivo, eccolo qua, che è quello che sta usando l'utente Mare Rossi. Vedete, c'è scritto anche qui M.Rossi sta usando Chrome. Quindi qui possiamo anche vedere quali sono le applicazioni effettivamente che ha aperto l'utente. Quindi, detto questo, abbiamo visto come configurare le remote apps su un server membro di dominio e andiamo quindi alla conclusione. Eccoci qua. Come abbiamo visto, con veramente pochi passaggi, tutto guidato grazie ai wizard del Windows Server 2016, siamo riusciti a installare un server di remote apps che può fornire applicazioni remote e servirle alle macchine della rete. La macchina, ripeto, non deve essere per forza a dominio la macchina che deve usare le applicazioni. Il server sì, ma la macchina no, la macchina client, per capirci. Potete aprire le applicazioni digitando quella URL in qualsiasi browser di qualsiasi macchina connessa alla rete, purché riesca a risolvere il nome, quindi se non usa il DNS, diciamo che possa risolvere il nome del server, va messo nel file host di quella macchina il nome diciamo, del server con l'indirizzo IP. Io ho provato anche dal mio Mac, infatti. Dove ho messo nel file hosts l'indirizzo IP del server e sono riuscito dal mio Mac ad aprire applicazioni pubblicate sul remote app. Questo potrebbe essere una cosa interessante, per esempio, se nella vostra rete avete dei Macintosh o avete delle macchine Linux e volete rendere disponibili delle applicazioni che in realtà sono applicazioni Windows. Per fare questo si può usare tranquillamente il remote app. Mettete in piedi un server Windows 2016, 2012, anche 2008, R2, installate i ruoli necessari come avete visto nel video, pubblicate le applicazioni che volete rendere disponibili alle macchine client, dopodiché le macchine client dovranno solo aprire il browser sull'indirizzo URL del server, slash rd web, si autenticano nel dominio e hanno a disposizione le applicazioni. Anche se sono macchine Linux, possono usare applicazioni Windows. Questa può essere una soluzione, per esempio, se non volete usare se volete distribuire applicazioni Windows a macchine client che non le possono aprire. Io vi ringrazio per aver seguito il video, vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video, a iscrivervi al canale cliccando sul bottone che vedete al centro e ricordarvi che senza sistemisti l'informatica non funziona. Al prossimo video.